mare Ermi, anzi mari Ermi, incantevole, un po' di posidonia ma ci sta, e la sabbia particolare come se fossero dei chicchi di grano. Bellissima. Eschi? Ehi! A posto. Ah, come detto prima, ci troviamo nel Sinis, in provincia di Oristano, e in particolare a Mari Ermi. Siamo in un agricampeggio, Monte Muras, ed è la nostra prima uscita in camper, il nostro primo agricampeggio in camper. Il posto è stupendo, siamo proprio a ridosso della spiaggia, c'è una bellissima brezza da libeccio, rifresca. La sera non è molto molto calda, oggi siamo a 30 gradi. Sky ci è scappato un paio di volte, si è svincolato dal collare, quindi abbiamo optato per il secondo collare, l'altra era un'imbragatura che non è servita a nulla perché si è tolto immediatamente due volte, doveva fuggire, doveva uscire, e quindi facciamo un bel giretto qua, vediamo un po' com'è il posto e facciamoci un paio di giorni di relax. A casa, casetta, vediamo mamma Urania cosa sta combinando. Chichi. Presentabile. Ciao, sto un po' riordinando. Ah, pensavo stessi facendo la cena. C'è un po' di casino. Va bene, intanto vediamo la sistemata, abbiamo fatto attaccata la corrente, fatto tutto e non ci resta che piangere e che ridere, che mangiare. Ciao chef, che prepari? Buonasera, oggi bistecca di pechino, giusto veloce con un insalatino, la prima cucinata, anche la prima due volte che usiamo la cucina di faro, eh. Mi raccomando, al sangue. Al sangue. Vi facciamo vedere anche il nostro tavolo semi apparecchiato. No, si vede benissimo. Ecco. Poi abbiamo anche il piccolo Sky. Ora lo facciamo vedere. Sky, amore, sono io. Si spaventa appena sente rumori. Prendendo il fresco, lui dopo lo raggiungiamo. Dai, un paio di forbici normali, perché se si forbici, dove le abbiamo le forbici? Non ce le abbiamo. Ah, ok, quindi ci dobbiamo accontentare oggi. Pochi secondi ancora. Quindi se va bene per te, perché io me la faccio sì, vedere. Sì, molto veloce. Questa parte va bene. Quindi? Tieni un piatto. Non si può dire in Sardegna cavallo. Cavallo, hai detto cavallo. Non si può dire in Sardegna cavallo. Aspetta, non si può dire in Sardegna cavallo. Seguiamo passo a passo. Passo a passo. Guardate l'entusiasmo. Il nostro entusiasmo non è uguale. Non so giù. Come coccola la bistecca. Però
La salata anche calda, la salata in cottura. Ah, vabbè. Opa. Poco. Dopo che morire con troppo sale. L'appassionato del sale è il nostro chef. Sale. Non può mancare. Sale della vita. In Sardegna noi diciamo che è bambo, per dire. Per dire il bambo. Bambo, per dire bambo, che non è fatto ridere, ma comunque ridiamo, cioè io rido anche delle battute bambe. Questo è l'apparecchio per le zanzare. L'apparecchio. L'incendio la prende, aspira, sì. non uccide. No, beh. Tortura. Ecco. Poi ammoniamo. Le ciuccia dentro. Ovviamente devono esserci tutte le altre luci spente. In questo momento ne abbiamo tante accese, ma è giusto per poter cucinare al volo. Ma comunque le luci accese dureranno poco. Poi faremo lavorare il nostro super attrezzo. Veramente efficace, lo consigliamo, vero? Certo. Max Hackenberg. Vabbè, si troverà anche da altre parti, non faccio nomi, però sicuramente anche da qualche rivenditore online. Preso la Minimax, certo. Diciamo dove l'abbiamo preso. No, 20 euro. Non facciamo 20 euro. Altri rivenditori. 20 euro. Sì. Noi salute. Siamo di chiusa dopo. Ecco qua. La Fanta è per aprirci un po' lo stomaco. Abbiamo fame. Sky? Sì. Amore, tutto ok? Hai sentito il rumore strano? Gioia mia, chissà che entra, amore, vuole entrare. Adesso lo facciamo entrare, vieni. Aspetta che mamita ti sgancia. Dai, vieni qui. Oggi ci sta facendo tribolare, dai. Allora, noi ci auguriamo buona cena. L'auguriamo anche a voi se state pranzando o cenando. Chissà in quale parte del mondo siete, quindi magari state pranzando. Io ben cotta. Assolutamente. A più tardi. Ciao. Allora, la cena è terminata. Non andate ancora in pace però. Volevo chiedere una notizia, se c'era qualcuno che era più esperto di me, perché sinceramente non la capisco. Io qui ho in pratica installato un router con la SIM all'interno ed è collegata anche Alexa, e ci ho collegato anche la telecamera interna Blink. Allora, se a casa manca la corrente e ritorna la corrente, il router riprende, se è alimentato, riprende a funzionare. Alexa idem. Perché qui invece, quando io mi stacco dalla 220 e mi riattacco alla 220, o comunque non quel periodo di non alimentazione li fa completamente resettare? Questa è una domanda che vi faccio a voi, magari qualche più smanettone, più esperto, per capire, perché io è come se fosse uno stacco di corrente, che succede anche a casa, e il router e Alexa, una volta che rientra la corrente, riprendono a funzionare tranquillamente, non hanno di questi problemi. Invece in camper me l'ha fatto tutte le volte che stacco la 220 e la riattacco, oppure attacco l'inverter, insomma, in libera. Quindi è una domanda spontanea che mi nasce e faccio a qualche più esperto. Aspetto commenti qui sotto.
tutorial come legare un telino da mare. Vai. Pareo, chiamatelo come volete. È semplicissimo. Olè. Olè. E leggi sul film. Olè. Tutorial finito. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds. Da vedova. Da vedova? Da vedova come si ragiona, vuoi sapere? Da vedova come si ragiona? Allora, da vedova con un fidanzato che ha rischiato in questo momento per la seconda volta di morire. Vabbè, perché per questo c'ho una disfoliazione qua, un pochettino dietro il polpaccio. Questo delinquente si è appiccato da tre parti ed eravamo con un altro cane, prendendo a guinzaglio, logicamente, per non cercare di non intorcigliare i vari guinzagli. Ho fatto retromarcia, c'era uno scoglio e sono caduto a testa indietro, insomma. Quindi, vedova, quasi vedova. È balordo, balordo, ve lo dico, perché poi dovrei guidare il camper per andare via da qua. Ma fortunatamente l'abbiamo scampata anche stavolta. Meno male, va. Dopo brindiamo. Dopo brindiamo. Sky, sei se non danno. Cosa siamo oggi? Tipo di corvée? Malone. Poi cosa ci prepara? La signora. Come desideri, bresaola, crudo. Crudo. Crudo, melone, mozzarella e insalata. Oggi light. Tu cosa vuoi? Uguale. Uguale. Qui si fa le cose in accoppiata. Buon appetito, noi siamo al secondo round. C'è caldo.
Bella la vita, eh? Chi è? Ah! Ciao! Ciao, amore mio! Andiamo! Ciao! Tutto questo perché non ci vediamo da 5 minuti! 5 minuti! Non hai visto un corpo così vicino? Neanche spostare perché se mi sposto la sedia parte. Deve essere stanco perché insomma io ho mai visto così impavidi proprio.